Ma noi stiamo facendo quello che dobbiamo fare per l'economia italiana e per stabilizzare il debito pubblico. Non è soltanto di rispondere a quello che ci chiede l'Europa. Lo facciamo fino a quando questo noi pensiamo che coincida con gli interessi europei e italiani. Ma a caso Grecia non è un esempio negativo di eccessi attuati dalla Commissione europea? È stato un esempio negativo di eccessi dall'inizio, non è oggi. All'inizio la crisi greca è stata amplificata da un intervento sbagliato della Commissione europea, questo sempre stato convinto, ma la crisi Tutti gli altri governi. dei debiti sovrani nacque là, era una cosa minore e poi fu amplificata, ma questo è un giudizio ormai che appartiene alla storia e non è detto che abbia ragione io, è solo la mia opinione. Quando inizierete a parlare di flat tax con gli altri ministri? Ma ne stiamo già parlando, ne parliamo da un anno, stiamo elaborando tutte le possibili alternative e stimando quello che si può fare. Ministro, nell'aggiustamento strutturale per il 2020, in base alle carte che abbiamo visto, sarà almeno 0,1%, Ma in genere bisogna arrivare a un qualche aggiustamento strutturale, lo sforzo grosso l'abbiamo fatto quest'anno e questo varrà, ovviamente bisogna continuare in quella direzione, l'importante è la stabilizzazione e poi la discesa del rapporto debito-PIL, vedremo come andrà l'economia nel secondo semestre e lì prenderemo le decisioni ultime. La spesa delle critiche da parte dei colleghi dell'Eurogruppo nei confronti della decisione della Commissione. Non credo, poi insomma, ognuno ha la libertà di parola, credo che non ci sia nulla da discutere.